così che te lo immagini? Forse, non lo so. È curioso. C'è qualcosa che ti somiglia. Sì, perché la fantasia in qualche modo porta sempre a immaginare dei personaggi particolari. E invece questo personaggio, nonostante tutto, è così poco particolare che in 18 anni non ha mai dato nessun motivo di sospetto. La normalità è il suo nascondiglio. Eppure in tanti lo conoscono. E forse qualcuno sa. E tace. Dopo quanto è accaduto, io credo che tu abbia un motivo davvero importante per continuare a scrivere il tuo libro. Forse sarebbe stato meglio se non lo avessi mai cominciato. Lei, signor Ackerman, è uno scrittore e ha il grande privilegio di non essere né un poliziotto né un giudice. E con la sua fantasia può anche superare i limiti dell'indagine scientifica. Vedrà, signor Ackerman. Prima o poi sarà lui a cercare noi. Buonasera e benvenuto a un personaggio molto particolare per questa storia del mostro di Firenze. Oggi abbiamo Cesare Ferrario, regista del il film Il mostro di Firenze, datato 1986. Quindi è un film cult per chi ama questo genere, ma non solo. Buonasera Cesare. Buonasera Paolo. Allora, come nasce l'idea di questo film così, diciamo, a ridosso dei delitti, no? Era, ricordiamo, il novembre, mi pare, 86, e voi iniziate le riprese. Come nasce questa idea? Niente, stavo una sera, mentre stavamo discutendo, eravamo con i produttori a cena, proprio la sera, esattamente il 9 settembre, sui giornali, in prima pagina, sui quotidiani italiani e anche per gli stranieri, c'era stata la notizia di quest'ultimo assassinio del posto di Firenze. E la cosa nacque scherzando, no? Nel senso che a tavola, invece di fare un lavoro di Buzzati, avevamo problemi di diritti con la vedova Buzzati, non si sapeva bene, la cosa era abbastanza complicata. Ma facciamo un film sul mostro di Firenze. La cosa, così, sai, è stata notata da uno scherzo, si può dire, joke fatto al ristorante mentre si cenava con la produzione, con lo sceneggiatore con il quale stavo lavorando a quell'altro progetto. E poi la cosa via via è diventata seria, finché uno dei produttori, che allora era un gestore di sale cinematografiche a Milano, era in contatto con la Titanus di Goffredo Lombardo, e una mattina mi chiamava e mi diceva: perché non prepari un treatment, uno soggetto, e quando viene a Milano Lombardo la settimana prossima glielo presento, e potrebbe essere un'idea, quella che mi ha detto così per scherzo al ristorante, potrebbe rivelarsi una cosa. Fu però un'operazione rischiosa per la produzione, perché i delitti erano ancora in itinere, sembrava, e diciamo fu una combinazione che poi il mostro non colpì più, quindi fu rischioso per la produzione, per la Titanus. Fu molto rischioso per la produzione passò, e io stesso passai molti guai, nel senso che nessuno si aspetterà mai che le reazioni che ci sarebbero state intorno a questa cosa, cioè al fatto di girare un film sul mostro, e vada bene che non ci pensai solo io, ci pensarono registi ben più autorevoli di me, come Dario Argento, Lizzani, Bellocchio, altri pensarono a fare un film su questa cosa. Ecco, loro non ci sono riusciti, tu sì, però. Noi avevamo la sfortuna o il vanto di essere arrivati per primi a fare un film e a farlo con una distribuzione storica come era la Titanus allora, la casa di produzione alle spalle, che devo dire aveva prodotto film che sono passati nella storia del cinema italiano, cosa che però non piacque comunque né ai familiari delle vittime che si costituirono, sì, né a molti altri che vedevano in questo un'operazione fatta con un regista.
Io ero il mio primo film, allora completamente sconosciuto, che si affacciava con un film che, sai, le voci poi nell'ambiente circolano velocemente, si sa se uno sta facendo un film di serie B o un film di serie A, come ritengo fosse stato, sia stato L.A.B. Sì, l'arma è sempre la stessa, la Beretta calibro 22. I proiettili sono già stati esaminati. Portali alla centrale. Bene, signore. Questo lo dimostrano i numeri, perché è un film che ha avuto degli altissimi numeri a livello di spettatori. Sì, hai combinato tu, io sono rimasto stupito che 14 milioni di followers, di visualizzazione, è un numero incredibile, non so. Io ogni tanto guardo su YouTube dei film vecchi come La dolce vita, La strada, vedo che arrivano 340.000. 500.000, sto parlando di Fellini, non sto parlando di me. E quindi questo è abbastanza, ammesso che il caso è chiaro, ha dei particolari aficionados, ma è comunque un numero sorprendente, credo abbastanza unico, no? Io non sono un grande appassionato di YouTube, però credo che 14 milioni di visualizzazioni siano qualcosa di importante, sicuramente. Sì, sì. No? Sul mio canale c'è il tuo film, anzi invitiamo gli ascoltatori a vederlo, insomma. Prima di andarsene ha cercato di nascondere il corpo vicino ai rifiuti. Lo faccio portare via. Tutto continua a ripetersi con matematica e sorprendente precisione. Certo, quindi affrontaste questo rischio produttivo, diciamo. La produzione comprò i diritti del libro che Spezia aveva pubblicato con Sonzogno, il cui titolo era Il mostro di Firenze, perché c'erano altri, sai, allora negli anni Ottanta c'erano ancora cinematografari che facevano il film, facevano veramente l'instant movie fatto e l'ha perciato in poche settimane di lavorazione. Per cui avevamo appreso su un giornale di categoria che c'era una casa di produzione non ben identificata, che non aveva certo la stessa potenza della Titanus, che stava preparando un film e aveva fatto l'annuncio col titolo Il mostro di Firenze, che poi fu fatto e divenne l'altro film che uscì, che era, mi pare, il titolo L'assassino è tra noi ancora. Ecco, prima di arrivare a questo, mi spieghi un po' il ruolo di Mario Spezzi, che era giornalista. Il ruolo di Mario Spezzi è stato un ruolo importante, perché con Mario, che andai a Firenze a conoscere, col quale ci trattenemmo a lungo, partecipò, posso dire, a tutta la parte prima della preparazione dei sopralluoghi e poi alla parte delle riprese fatte a Firenze, che furono in realtà poche, perché ti voglio dire una cosa, che prima e poi dopo ritorno un altro pregresso ancora più importante, a significanza che sotto tutta questa storia forse ci sono dei misteri ancora tutti da scoprire, perché accadde questo, che noi arrivavamo a Firenze e improvvisamente, quando si seppe che si stava girando un film sul mostro di Firenze a Firenze, quindi non in qualche luogo come fece poi l'altro che girò il film non so bene dove, tutti i giorni noi eravamo pressati da articoli La Nazione, no, perché La Nazione, il giornale La Nazione era coinvolta nel progetto, essendo Spezzi un giornalista della Nazione, certo. Ma l'altro giornale che c'era allora, che era La Città, sai, ogni giorno nelle edicole, sai, le pennottole, gli striscioni dei giornali, quei titoli di giornali che erano tanti, via i cinematografari da Firenze, via speculazione, si mosse un meccanismo contro il film che noi, che volutamente volevamo girare a Firenze e non in altro luogo, perché quello è il luogo deputato, vivevamo in uno stato abbastanza di ansia, perché eravamo tacciati come degli untori che diffondono un virus pestilenziale come il coronavirus oggi, perché ogni giorno uscivo dall'albergo e c'era l'edicola, mi ricordo, titoli a cubitali su questo giornale che si chiamava La Città, sì. Non so se vengono ancora
No, no, Firenze, non c'è più. Ecco, in cui noi eravamo diventati noi i mostri, hai capito? Questa è stata la cosa. Certo. E da lì poi a cascata sono nate tutta una serie di vicende giudiziarie. Ecco. Quindi posso parlare. A cui tra poco arriveremo. Dunque, dicevamo del ruolo di Spezzi, un ruolo importante, quindi di consulente, no? Più o meno. Ti portò sì, anche. Certo, Mario Spezzi ha un ruolo importantissimo. Cioè, abbiamo. Spezzi, oltretutto, mi portò da Vigna, sì, che allora era procuratore a Firenze, il quale mi disse testualmente: disse, ma è una bella idea questa, anche perché, ripeto, citato da Spezzi, questo film potrebbe essere qualche cosa che può aiutarci a scoprire il mostro. Queste sono le parole che disse Pierluigi Vigna all'inizio, prima dell'inizio della lavorazione. Mi dicevi per il discorso delle sale, no? Che si... Per il discorso delle sale, sì, mi diceva sicuramente, avendo un cotè narcisistico e avendo noi degli indizi, si potrebbe eseguire dei controlli nelle sale dove viene distribuito. E il risultato fu che questo film, l'uscita di questo film, e questo poi io ti do i dati, poi raccogli tu come meglio credi, sì, l'uscita di questo film fu proibita dopo numerosi travagli a livello di censura. Ci arriveremo a questo perché è stato veramente un caso unico, credo, nella storia del cinema. Paragonabile forse all'Ultimo Tango a Parigi, soltanto fu proibita la distribuzione del film su tutta la regione toscana. Particolare, tu ti avvalessi anche della collaborazione di qualche criminologo? Io lavoravo durante la seduta, avevo un grande amico scomparso purtroppo, che era il professore Italo Carta, che era lo psichiatra che collaborava con il criminologo allora incaricato sul caso delle posse Firenze, che si chiamava Fazio, non ricordo il nome di battesimo, di Modena, era di Modena, sì, al quale io mentre proseguivo nel lavoro di sceneggiatura con Linda Brunetta e Fulvio Ricciardi, sottoponevo man mano il mio lavoro e lui lo approvava, voglio dire, approvava la direzione che avevamo scelto, quindi di fare, perché in quel momento era ancora un cold case e lo è ancora, un cold case, quindi si potevano solo fare delle ipotesi, quindi tutto quello che io ho fatto ho scritto e poi ho realizzato era semplicemente di andare a cercare le emozioni che una storia come questa poteva suscitare nello spettatore o nell'autore di una storia che trattasse questo argomento. Ecco, tu sei stato l'unico autore che è riuscito a portare nelle sale un film sul mostro di Firenze, come sappiamo dall'86, tranne quello che poi andremo a affrontare, quell'altro film parallelo, è stato l'unico. Ora in questo periodo si parla di una nuova produzione, di un film verità. Ecco, ma a noi sembra sempre più attuale quel film dell'86, perché poi questa verità non è arrivata, no? Non so se concordi con me. Premessa una cosa importante, è una domanda che mi sono fatta nel corso di questi anni facendo altre cose e sono passati molti anni, come sono passati dunque 86, 2020, sono passati 44 anni. Però la domanda che mi sono sempre posto, non è che me la pongo ogni giorno, ma che ogni tanto mi pongo e dico, ma come mai dall'uscita del film ad oggi, dopo una serie di delitti scadenzati da ritmi precisi, da tutti gli anni si può dire, da un certo punto in poi, non ci sia più stato il mostro di Firenze. Nel senso che dopo l'uscita del film, il mostro di Firenze non va più colpito. Infatti il film uscì a marzo-aprile e tutti si aspettavano che l'estate successiva ci sarebbe stato un altro duplice omicidio, come era nella prassi ormai negli anni 70.
E questo non accade, questo è un punto di domanda sì. che può suscitare un certo interesse e quantomeno delle curiosità. Che noi ti chiediamo come parere. Ma non ne so, questa è una domanda che mi pongo anch'io, me la pongo, ti ripeto, non di frequente, ma me la pongo da qualche tempo e dico, ma come mai, voglio dire, il Mostro di Firenze ha delle scadenze precise, colpisce l'estate in una notte senza luna, con scadenze ben precise, con una progressione, anzi spezzi, per tornare a lui, mi fu molto prezioso perché conosceva tutti i dettagli, cioè quindi chiamiamolo il work in progress del mostro, quindi l'approccio con i cadaveri, prima senza asportazione, poi con asportazione di puppe e una parte del seno della donna e cose di questo genere. Quindi una sorta di iter, voglio dire, delirante, ma comunque interessante da rendere, e che poi improvvisamente, dopo l'uscita di un film, smette di colpire. E capirei che questa è una domanda, non dico inquietante, ma quantomeno che susciti, lo ripeto, molte curiosità. Ecco, appunto, questo, parlando appunto di dettagli, mi ricordo nel film, tu rappresentasti, credo appunto con la consulenza di Spezzi, un personaggio che sparava al poligono, no? Che poi poteva anche essere il mostro, un personaggio giovane, mi pare legato all'ambiente, all'ambiente medico. C'era qualche riflessione comunque nel rispetto di una ricostruzione di una personalità sicuramente contorta. Ma c'era qualche riferimento a qualcuno, a qualche persona? Ma non c'era un riferimento preciso a qualcuno, era l'idea di un personaggio che veniva costruito letterariamente dal protagonista del film, che è uno scrittore che sta scrivendo una cosa su un caso insoluto, su un cold case, e che quindi ricerca delle possibili ma reali verità. Questo è il punto. Beh, quindi, insomma, per finire poi il discorso di prima, poi ritorneremo su questo punto. Quindi la consulenza fu, diciamo, molto precisa, no? E quindi tanta gente si domanda se potevano esserci, ha fantasticato nel tempo, negli anni, se potevano esserci delle scene che potevano rispecchiare la realtà. Ecco, è così? Rispecchiamo certamente la realtà perché era, non dico un docufilm, ma c'erano parti che avevano una natura documentaristica nel film, cioè la ricostruzione degli omicidi del mostro, tutti quelli con la data sullo schermo, erano fatti secondo le ricostruzioni che Spezia aveva raccolto nel suo libro. Il mio riferimento però è più all'attualità, quindi è notizia di questi giorni che una produzione insieme a un ex investigatore vogliono scrivere un film verità. Allora io chiedo a te, anche se non hai il polso, diciamo, delle indagini, o comunque dal lato della tua esperienza di allora, che hai vissuto negli anni Ottanta, secondo te è sensato fare un film verità? C'è una verità? Ma non c'è una verità, perché sai, se qualcuno mi proponesse oggi di rifare un film sul Mostro di Firenze, ridirei le stesse cose che ho detto allora, perché sostanzialmente in 44 anni le verità non sono cambiate, nonostante il depistaggio, perché per me, io lo ritengo tale, sulla vicenda, la ben nota vicenda Pacciani, ma non si è avanzati di un centimetro, di un capello, rispetto al 1985-86. Ecco, quindi il tuo film è più che mai attuale, diciamo. Direi di sì, perché, ripeto, se oggi per assurdo mi richiedessero di fare un film sul posto di Firenze, io magari meglio, voglio dire, con più mezzi, con più astuzia, con più, era il mio primo film, non dimenticarlo, lo rifarei paro a quello che ho fatto allora, perché le verità non sono cambiate, non so quali indagini si possono millantare, perché mi sembra che la questione sia rimasta imputata, voglio dire, è rimasta lì, ferma, al 1986. Si può solo ricostruire una cosa che sia in qualche modo la copia di quello che io ho raccontato, ma non si può andare oltre. Non, non, non,
si può andare oltre magari tecnicamente, magari scopare un film migliore, pretendo di aver fatto un capolavoro, anzi tutt'altro, però mi sembra un'idea balzana e qualche cosa che, questa sì è una sensazione ancora più triste, perché allora avevo un senso, vedi, io qui ho accusato, non io, ma i produttori in particolare, di speculazione. Speculazione in che senso? Quando uomini come Lizzani, come Dario Argento, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Bellocchio. Volevano fare la stessa cosa. Io ero lo speculatore, loro sarebbero stati degli eroi. Certo. Io mi ricordo che incontrai, quando ebbi queste beghe, incontrai il mio caro amico, che era un produttore, che era Leo Pescarolo, che era stato il produttore del film Il diavolo in corpo di Pescarolo, di Bellocchio, e mi disse, ecco, è andata male, peccato. Ma lo stesso Lombardo, figurati, voglio entrare in un argomento importante. Goffredo Lombardo, io in quel periodo non avevo una casa a Roma, e alloggiavo all'Hotel Flora a Via Veneto. Quando la sera facevamo la proiezione a Cinecittà, il film finito, doppiato, ultimato, mixato, tutto quanto, facevamo una cena. E ci lasciamo a Lombardo, il film piacque molto, era stabilita una strategia di distribuzione capillare in Italia, e il giorno dopo c'era la commissione di censura, allora a Via della Ferratella, a quello che allora era il Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Sì. Lombardo mi chiamò in albergo, dovevo andare a presenziare questa cosa. Mi ricordo che nevicava, la città Roma era deserta, e io andai con Alessandro Calosci, che era il produttore esecutivo, durante l'ora in cui era prefissata la proiezione. Lombardo mi chiamò la mattina in albergo e mi disse: oggi quando vai in commissione censura, mi raccomando Ferrario, chieda il divieto ai minori di 14 anni, perché se il film non è vietato ai minori di 14 anni, un film sul mostro di Firenze non lo va a vedere nessuno. Allora, questo che cosa vuol dire in termini molto sintetici? Vuol dire che l'aveva visto la sera prima, quindi non c'era niente che potesse offendere, no? Il pudore, il senso del pudore, scene che potessero essere giudicate oscene. Mi chiesi, produttore e distributore sgamato come era Goffredo Lombardo, mi chiamò in albergo al mattino per dirmi, mi faccia, quando va a parlare con la commissione di censura, perché poi la commissione di censura ha il davvero, perlomeno, il dovere di parlare con l'autore e fare delle domande da dove ci possono telefonare. Bene, io andai in commissione di censura, aspettai, ti ripeto, una giornata di neve, e attraversando Roma per arrivare a Via della Ferratella, Roma era completamente deserta. Arrivai in commissione censura, c'era un signore fuori mentre la proiezione era ancora in atto, che fumava una sigaretta fuori dalla sala, e dice: lei da quelle, sì. Dico: guardi, si potrebbe avere un divieto ai minori di 14 anni? E lui mi disse: un divieto di minori di 14 anni, ma questo è un film che se lo sottolineo come nella canzone di Mina, se esce minimo sarà vietato ai minori di 18 anni, ammesso che non si decida di mandarlo al rogo, testuali parole. Io rimasi stupito, e la cosa ancora più grave fu che non ottenne il visto di censura. Avevo ricevuto l'invito per un festival che si chiamava Festival del Film d'Autore, che si teneva a Sanremo al Teatro Aris, per lo stesso dove fanno il Festival di Sanremo. Qualcuno aveva visto il film a Cinecittà e mi aveva invitato ad andare a questo festival. Non è stato concesso, vada bene, questa è una cosa importante su cui riflettere, il visto di censura al film. Quindi era in stand-by, non aveva il visto di uscita. Sì, però io mi sono sempre domandato se questo film non l'avessi fatto io, cioè Cesare Ferrari, l'avesse fatto Carlo Lizzani o chiunque altro, se le cose sarebbero andate nello stesso modo. Questo è una domanda che mi pongo e alla quale probabilmente non darò mai una risposta. Certo. Ma è... l'avesse fatto Marco Bellocchio, tu credi, o Carlo Lizzani, tu credi che avrebbero avuto gli stessi problemi? Non lo so, questo possiamo dire,
possiamo dire che comunque il contesto era particolare e tu sei l'autore che è riuscito ad uscire in sala con finora l'unico, ecco, poi arriviamo a parlare un po' di come è nata questa diciamo spaccatura, no? Perché il film era originariamente uno, giusto? Che poi si è... In origine, quando conobbi queste persone che facevano capo in un ufficio di produzione che era di Flavio Mogherini, che era un regista e un ottimo scenografo del cinema italiano, e in cui c'era Camillo Tetti, appunto, che poi fece... Come avvenne questa spaccatura, diciamo? Perché avvenne? Ma avvenne per motivi molto banali, nel senso che quando ci incontrammo, allora c'era il PIP, il mercato del cinema a Milano, alla Fiera, in quegli anni che non c'è più, quando ci incontrammo con questi che avevano annunciato questo film, dicevo, signori, anziché farci la guerra, mettiamoci insieme e facciamo un unico film, no? E la cosa andò avanti per un certo periodo. Poi ci furono dei dissensi di natura, oserei dire finanziaria, oserei dire, cioè, questi ho capito, per dirle in breve, riassumo perché altrimenti la faccio lunga. Questi avevano capito che volevano fare loro, volevano fare veramente di Stapuri e uscire più in fretta, infatti loro uscirono prima di noi per rabberciare sull'onda emotiva dei delitti un effimero successo oppure un successo. Quindi quando io cominciai a parlare, in un certo modo quindi cominciai a dire che volevo il direttore della fotografia che fosse una certa persona, gli attori in un certo modo, lo scenografo in un certo modo e queste cose qui, cose alle quali ci fu un dissenso di questa natura, cioè di natura artistica e anche finanziaria. Quindi non sul contenuto, perché quell'altro ha un'esposizione completamente diversa. Paventa. Non ho mai visto quell'altro film, quindi non posso dirti. Ho visto una sera, è uscito prima del mio, poi fu tenuto in programmazione qualche giorno, ma sparì subito dalla circolazione. Ma il problema era che con Tetti, col quale collaborammo per un certo periodo nell'ufficio di Mogherini, ai Parioli, mi fece chiaramente intendere che doveva fare un film di quelli che si facevano allora, con la pellicola Fuji, anziché Kodak, fatto rabberciato con pochi soldi, mentre i nostri intenti erano altri, e anche quelli di Lombardo, che era il distributore, capisci? Certo. Quindi non ci fu bisogno in questo periodo perché... Si capì che noi andavamo a fare un film di serie A, mentre loro proprio scientemente volevano fare un film di serie B, e quindi non c'era più dialogo per noi. Se ti dovessi fare questo tipo di domanda, una scena che ricordi particolarmente, noi adesso che parliamo, tu sei all'estero, quindi questa intervista audio, manderemo anche le immagini della tua opera, no? Una scena che ricordi particolarmente e che ti ha, diciamo, che ti è rimasta dentro? Ma guarda, io credo che non è che ci sia una scena particolare che mi sia rimasta dentro. Allora, quello a distanza di molti anni, ma le feci già allora, posso fare delle critiche personali al mio film, che sono quelle che ha uno sviluppo narrativo piuttosto lento, soprattutto nella seconda parte. Ma perché era necessario essere anche un po' didascalici. E allora forse sai essere didascalici al cinema. Se allora in quegli anni poteva funzionare, oggi ancor meno, no? Quindi non c'era quel ritmo serrato che è alla base di un film di successo o comunque di un film che possa... Però non ho una scena particolare, quello che so è che ogni scena, ogni ambientazione... Ogni inquadratura fu curata con dovizia di particolari, con dei collaboratori di altissimo livello. Questo lo ricordo perfettamente. Per cui, anche se lo rivedo oggi, posso dire, sai, poi quando si rivede, io sono anni che non lo rivedo, l'ho visto l'ultima volta a Pantelleria, in vacanza, perché un amico l'aveva mai visto e ho DVD e gliel'ho fatto vedere. L'ho visto con un certo affetto, come si guarda un'opera giovanile. Non c'è una scena
Quello che è certo è che anche grazie a Spezzi, che era lì presente, le ricostruzioni dei delitti sono perfette, nel senso che la cronaca che Spezzi ha espresso nel suo libro, io l'ho scalettata, l'ho girata, l'ho realizzata. Questo è. Ecco, so che c'è anche una mezza idea che tu non ne vuoi parlare, ovviamente, e rispettiamo, di un qualcosa su di un lavoro sempre su questo film o sul mostro, però non ti chiedo i dettagli, però ti chiedo una conferma o meno, insomma. Ma guarda, non è che non voglio parlare, sono passati molti anni e sono anche un po' distaccato. Era il mio primo film, quindi ti vuoi riprendere in mano l'argomento, ecco, diciamo così. No, riprendere in mano l'argomento, sai, ti ripeto quanto prima, sarei meglio quello che allora, per inesperienza, per fatti contingenti non l'ho fatto, però non sposterei il racconto di una virgola. Certo. Le curiosità che ho espresso in quel film e ti hanno probabilmente, e lo dichiaro proprio senza apertamente, che hanno in qualche modo aperto questa persecuzione giudiziaria, le rifarei. Oggi sarebbero più calmate, insomma, sarebbero più serene, voglio dire, so che c'è stato Sky, ha fatto anche una serie, io l'ho visto sommariamente, non l'ho visto, anche perché era un momento in cui avevo desistito l'appuntamento su Sky, non lo so, ti dico sinceramente, non per presunzione, ma mi sembra che quella cosa lì fatta a botta calda, se vuoi, ma con i consulenti giusti, sia molto più efficace di quello che ho visto nella serie che è stata realizzata per Sky. Io ti assicuro che ho affrontato questo film con molta onestà. Io non posso dire di aver... Allora, la prova di questa cosa, che c'è una scena... Che quelle persone che mi hanno accusato in giudizio, i giudici davanti, in quella giornata memorabile a Firenze, hanno dimenticato, per esempio, il momento estremamente poetico in cui lo scrittore incontra una madre della vittima che pone dei fiori sul luogo dell'ultimo omicidio. Sì. No? Allora, quale ragione c'è da parte dei familiari delle vittime di essere così nefasti nei confronti di questa cosa, se non perché mossi da qualcuno, probabilmente, perché non credo che io ho visto la famiglia Rondini e sono per i qua, hanno addirittura, tu pensa, questi fecero in modo di far arrivare dalla Germania i genitori di quella coppia di omosessuali che il vostro, siccome i capelli lunghi, l'ha scambiata per una donna, uccise, non ricordo se nel 72 o nel 73. Sì, nell'83. Che non erano contemplati nel mio film. Io mi trovai questa coppia di anziani, due coppie di anziani signori tedeschi, i quali erano in là. Poi c'erano interpreti, dicevano, ma perché siamo venuti? Cioè, erano stati convocati i genitori di questi due ragazzi, che erano tutti due uomini, che furono uccisi, non ricordo esattamente, lo saprai tu meglio di me, visto che sì, ti occupi in maniera eccelsa di questo, hai sostituito Spezzi dell'immaginario collettivo e forse non solo, cioè furono convocati a Firenze. Sì. Quindi vuol dire che se questa gente convoca i familiari di un delitto che non sapevano neanche, non fosse contemplato, perché ho ritenuto opportuno non metterlo, mettere anche il delitto, cioè, a parte che diventava troppo lungo il film, mettere anche il delitto di un mostro che uccide due omosessuali semplicemente perché uno ha i capelli lunghi biondi e può sembrare una donna e poi scopre che sono due uomini, mi sembrava brutto da raccontare come episodio, no? Certo. Nel contesto della però vuol dire che dietro a queste famiglie c'erano delle menti che spingevano perché la guerra fosse fatta contro i cinematografari, come li chiamavano loro, quelli che ogni giorno venivano accusati sulla città, il quotidiano, il secondo quotidiano di Firenze, che mi hai detto oggi non esiste più. Certo. Perché queste persone vennero in Italia dalla Germania, non mi ricordo bene dal nome, da Dresda, mi pare, e
disse, ma perché ci avete chiamati? Che non vediamo né la data, né tantomeno le cose del delitto dei nostri figli. Certo. Cioè, tu capisci che dietro questo c'è un mondo oscuro al quale per un certo tempo ho pensato, ma poi ho smesso di pensarci, però oggi che ne parliamo ci ripenso ancora, perché quale macchina c'era dietro? Questo boicottaggio contro il film, non che il film ci avesse boicottato o offeso una storia pubblica che era di pubblico dominio. Era un boicottaggio contro il film, al punto, lo ripeto per la terza volta, che furono fatti arrivare dalla Germania delle persone che nulla c'entravano con le immagini che c'erano proiettate quel giorno all'Anica di Firenze. Ripeto, il film è un quadro molto ampio, quindi dà allo spettatore la possibilità di farsi una sua idea e quindi di racconta i fatti, ha un suo filo narrativo, racconta i fatti e quindi lo spettatore può farsi una sua idea. Tu quindi lo rifaresti nello stesso modo, magari cambiando sì, cosa? Non lo rifarei, quello che farei potrebbe essere interessante questo, si potrebbe formulare un'ipotesi di fare un diretto scat, nel senso che forse in tutti quei tagli, in tutti quei rimaneggiamenti dovuti alla censura, dovuti a queste cose, il film è stato orrendamente mutilato in molte parti, per cui non lo so se vi manca a distanza di anni, quello che potrei fare, che forse sarebbe proficuo, sarebbe quello di creare una versione diversa da quella che uscì allora per motivi di censura. Questo potrebbe essere una cosa importante. Non è bello tornare sulle cose fatte o mangiare il pane raffermo, come diceva mia nonna, però sei è rimasto per me, perché io ti assicuro, lo ripeto, ma perché è la verità, io ho affrontato questa esperienza con molta onestà, con onestà intellettuale soprattutto, cercando di non ferire nessuno, e invece sono stato accusato io di essere posto io come autore e tutti gli altri, che e tu pensi che oggi a distanza di anni chiunque voglia fare un film, poniti una domanda, secondo te per quale ragione gente con dei mezzi alle spalle come Clooney o come Cruise, non so chi poi abbia i diritti in questo momento, perché poi questo progetto non si è mai concluso? Beh, perché credo che la storia non è finita e quindi un produttore non farebbe mai un investimento su una storia che non ha una fine. Nel periodo in cui l'hai fatto tu era, diciamo, quello che poi si chiamava un instant movie, no? Quindi un film sul... Fu la prima volta che fu usato il termine instant movie per un film italiano, perché voglio dire, li facevano gli americani instant movie, per me era un termine, giuro, non sapevo, allora non sapevo neanche il significato, l'ho scoperto, ovviamente, basta dire instant movie. Capisco il senso, ho capito il senso allora, quando fu definito tale dalla stampa. Però voglio dire, sì, l'instant movie è una cosa, ma era un instant movie a tutti gli effetti, però cos'è? Lasciavo l'ipotesi, cioè questo finale che mi piaceva molto, di questo signore, di questa, penso che questa idea me l'ha venuta leggendo una novella di Kafka, di questo scrittore che conta il suo personaggio, cioè è talmente immedesimato il personaggio che lo incontra e poi dice no, mi sono sbagliato, ed è che è il finale del film, insomma, per la scena in piazza della signoria in cui lo scrittore incontra quello che nel corso del film è diventato il personaggio del mostro di Firenze. Se l'hai visto lo ricorderai. Assolutamente, sì. Ecco, allora Cesare, ci lasciamo con questi buoni propositi di una rivisitazione, un qualcosa. Ma sì, mi hai incuriosito, quindi sai, io essendo un curioso per natura, non posso dire di no. Una rivisitazione potrebbe essere interessante. Io, se posso dire una cosa, ormai dopo molti anni, sconsiglierei chiunque di rifare un altro film, perché non potrebbe che rifare le stesse cose che ho fatto io 44 anni fa, perché lo ripeto e chiudo, nulla è cambiato
da allora. Non è cambiato niente, cioè voglio dire, punto, il caso irrisolto è rimasto tale, e nonostante tutto quello che c'è stato, e Tacciani e tutto il resto, queste storie assurde che forse nascondono delle verità più nascoste, la situazione è la stessa del novembre 1985, questo è il fatto, quindi non so che interesse possa avere qualcuno a tirar fuori un altro film sul posto di Firenze.